Le voci squillanti dei bambini nella Sala Clementina per l'incontro tra il Papa e le associazioni familiari cattoliche di tutta Europa. Un tesoro inesauribile per un continente che sembra destinato all'autodistruzione. E Francesco, ancora una volta, ricorda che la famiglia non è pezzo da museo, ma luogo dove si concretizza il dono, l'impegno reciproco e l'apertura generosa ai figli. Obbligato il riferimento all'esortazione apostolica, Amoris Laetitia, soprattutto alla prospettiva che vede proprio nella famiglia la migliore alleata per il bene comune. La pace in Europa, continente in crisi. Quattro crisi specialmente attraversano l'Europa in questo momento: quella demografica, l'inverno demografico, quella migratoria, quella lavorativa e quella educativa. Queste crisi potrebbero trovare orizzonti positivi proprio nella cultura dell'incontro. La famiglia però non può rimanere isolata come una monade, raccomanda il pontefice, ma deve uscire da se stessa per entrare in dialogo con tutti in un servizio che non perda di vista la sacralità della vita. Si concretizza nel servizio a tutti, specialmente ai più bisognosi, alle persone con disabilità, agli orfani. Si concretizza nella solidarietà con i migranti, si concretizza nella paziente arte di educare, che vede ogni giovane come soggetto degno di tutto l'amore familiare, si concretizza nel diritto alla vita del nascituro, che ancora non ha voce, si concretizza in condizioni di vita degne per gli anziani.